Buongiorno a tutti, scusate Citatone, siamo oggi io e la Mesa siamo venuti a esplorare la Val Tartano. È una valle che avevo fatto in bicicletta facendo delle salite soprattutto d'estate. Inverno non ero mai venuto, però oggettivamente è stata una grande scoperta per me, perché comunque è una valle incantata anche questa. Oggi ho fatto un percorso che ho sognato, ho pianificato, ma la pianificazione stavolta è andata un po' così e poi però ho realizzato. Io e la Mesa, aspettate, vediamo se riusciamo a inquadrare anche la cagnaccia. Vieni qua cagnaccia, vieni qua bella, vieni qua, ok, eccoci qua. Quindi siamo io, la Mesa e il suo cappottino, siamo arrivati. Siamo felicissimi e quindi vi faccio vedere un attimino lo spettacolo che si vede da questo punto panoramico. E niente, adesso mi raccomando, seguite il video perché è interessantissimo, ci sono un sacco di belle riprese e niente, ci... Mesa, diciamo? Lo diciamo? Sigla! Tartano, vediamo un po' come questa zona. Sono venuto in bicicletta una volta, mi era piaciuta moltissimo la Val Tartano. Per il momento, per quello che ho visto, mi sembra una, ma che dire, cioè in questa zona scendi da una valle, risali nell'altra e trovi condizioni che sono simili ma diverse. Quindi adesso andiamo a vedere un attimino cosa ci riserva questo posto. La neve mi hanno detto che è molto compatta, quindi vale la pena assolutamente utilizzare gli sci oggi, non la splitboard. E quindi va bene, dai, proviamo, incamminiamoci. Abbiamo lasciato qua fiocco di neve parcheggiato, quindi all'ultimo parcheggio, e la Mesa è col cappottino al guinzaglio perché ha già rincorso un paio di poveri sciatori che si facevano i fatti loro. Purtroppo la Mesacchia, quando vede gli sciatori, sono i suoi nemici, quindi ho deciso assolutamente di legarla, perché sennò li fa cadere magari e c'è da discutere. Lei è spaventata dallo sci, dal rumore degli sci. Si segue lungo la sponda destra del fiume, di questo torrente, e niente, c'è questa stradina, mi sembra molto easy. Vediamo, Mesa, cosa ne pensi? Insomma, vediamo, dai. Dopo 700 metri ci si trova questo bivio, bisogna tenere la destra, la seguire sempre il fiume. La croce del Basso Tartano, che è la mia meta di oggi, dovrebbe essere là sopra, praticamente su quei costoni che si vedono lì in quella zona lì, ok? Questo fiume è incantevole, proprio con tutti questi panettoni di neve che ricoprono i sassi. C'è questo scorrimento dell'acqua tra le rocce che sono coperte di neve, come direbbe lo Zappa, su questa luce diafana. La Mesa tira che siamo cani da slitta. Bene, dopo un chilometro e due, un chilometro e tre,
ed essere saliti circa di 100 metri, quindi la pendenza qua è bassissima. Si incontra questo ponticello sulla destra che proprio attraversa il torrente. Noi in mesa lo attraversiamo, ok? Senza timori. E niente, ci rechiamo sul versante idrografico opposto e quindi seguiamo quest'altra pista. Guardate che bello il torrentino. E da qui cominciamo a salire su questo versante opposto. Eccoci qua. Dopo 2 chilometri circa, arrivati a queste casettine che ci sono qua dietro, non so se si vedono. Comunque abbiamo fatto 2 chilometri esattamente. E abbiamo seguito sempre lungo il fiume. A questo punto la strada qua si divide per andare verso Cimalema, bisogna seguire per quel versante e salire in quella gola che c'è qui sulla destra. Parlato con un ragazzo, faccio un cambio di direzione, non giro a destra lungo il sentiero, ma ho deciso di girare qua verso sinistra, dove c'è la Vallunga, che mi ha detto che è molto più frequentato e comunque i metri di slivello dovrebbero essere gli stessi, e me l'ha consigliato perché comunque sia oggi la neve per la discesa è un po' bruttina, e quindi preferisco un percorso un po' più frequentato da persone, visto che sono da solo. Proviamo, tanto per me è tutto nuovo, uno vale l'altro. La scorsa un'ora mi sono alzato di 300 metri, me la sto pigliando veramente comoda. Adesso però, passata un'ora, mangio uno snack. Barrette di sesamo, che un po' di miele dentro c'è, così almeno metto in cascina un po' di energie per continuare. Benissimo, siamo arrivati a questo nucleo di case, abbiamo fatto circa 3,5 chilometri e qui si apre questo... sono in 6, 2, 4, 6 e fanno casino quanto una carovana di bisonti. E va bene, no, comunque lo spettacolo qua, quello è il versante tutto a picco, bellissimo. E mentre, io chiaramente non ho preso quello perché c'era una stradina che segnava come percorso di là, ma forse estivo. Adesso con quelle pendenze, con questa neve, con questo carico di neve, con una temperatura così alta, è proprio andarsela a cercare, direi, no? Sta scaricando un po' dappertutto. Quindi seguiamo invece qua, molto più aperto, molto più easy, mezzo agli alberi, che comunque non sono una garanzia di sicurezza, però... ma... dunque, fatti 4 chilometri, siamo vicini ai laghi di Porcile, abbiamo fatto 500 metri di dislivello, ci siamo alzati da quella valletta che c'era qua sotto, già adesso qui lo spettacolo è tutto diverso. Bene, dall'ultimo pianone che c'era là dietro si fa l'ultimo muretto e poi c'è questo traverso leggero che porta poi fino al passo del Tartaro, che adesso lo percorreremo negli ultimi metri insieme. Siamo praticamente arrivati su al passo di Tartaro, qui c'è la croce. Qui abbiamo le orobie valtellinesi, dalla parte di là adesso
praticamente sbocchiamo sul versante delle orobie, delle bergamasche. Mancano veramente pochi metri. La neve è abbastanza ghiacciata. Non dà sorpresa salire, diciamo. Oh, un'incertezza. Signori, siamo arrivati finalmente al passo del Tartaro. Questo è il panorama, bellissima questa cresta che si vede qua davanti a noi. Come dicevo, di là c'è la Val Tartano, qua ci sono le orobie bergamasche. Scusate, ma il freddo mi aveva un po' bloccato la mandibola. Eccoci qua. Direi che sono molto felice. Qua ci sono anche delle trincee. La Mesa è la reginetta di tutti i passi delle Alpi, delle Orobie, diciamo, eh? È vero, Mesa? Ma a prescindere, perché io sono la Mesa delle Nevi. Dov'è la Mesa delle Nevi, eh? Vuoi un po' di integrazione, Mesa? Vuoi un po' di pappina? Vuoi la pappa, Mesa? Vuoi la pappa? Dai che te la do, dai che ti do un po' di pappa. Sì. Te la do. Io e la Mesa siamo pronti a scendere. Adesso ci facciamo... Mesa! Non si gira. Va bene, dai. Thank you.